over. Torniamo in studio, buonasera, bentornati a Game Over. Qui la chiacchierata, Giulia, è già iniziata ancora prima che inizi la trasmissione. Questo ci piace, no? Sì, ovviamente. Buonasera a tutti. Ricordiamo il nostro numeretto con il quale potrete interagire con noi con i vostri SMS da casa. 340-1180-370. Perfetto, lo faremo con i nostri ospiti. Ringrazio Pietro Baldassare, Giancarlo Rapagnà e Simone Dusagno per la parte tecnica di questa trasmissione. Paolo Marinucci, Francesco Graduato e Andrea De Luiso al compito non facile di filtrare ovviamente i messaggi. Vi ricordo, tutti i messaggi offensivi che fanno riferimento ad altre testate verranno ovviamente eliminati. Andiamo subito a presentare i nostri ospiti. Prima però vi dico che la partita dell'Aquila, Reggiana L'Aquila, è sull'1-1, siamo al 78esimo, al gol di San Domenico, neanche a dirlo, ha replicato il giocatore della Reggiana Bruccini nel corso della ripresa. 78esimo, vi aggiorneremo in questi 12 minuti finali sull'esito del match, un match importante perché si gioca sul campo di quella che attualmente è ancora la capolista perché ha 16 punti in graduatoria. Presentiamo gli ospiti. Questa sera quattro ospiti. Rinaldo Cifalli, il nostro ormai ospite fisso, allenatore della rappresentativa regionale allievi. Marco De Antonis, addetto stampa Teramo Calcio. Buonasera, abbiamo ritirato una coppia televisiva. Sì, sì, l'abbiamo messa accanto al posto. Déjà vu, è vero, storia già vista. Andiamo dall'altra parte. Mario D'Alessandro, opinionista. Buonasera. E Ercole Di Filippo, team manager del San Nicolo Calcio. Buonasera. Benvenuti ad entrambi. Grazie. Con loro ovviamente parleremo di Lega Pro, di Serie D. Oggi il San Nicolo ha perso in casa contro la Maceratese. Possiamo parlare anche di un punto perso. Poi ne parleremo con Ercole Di Filippo perché, come è accaduto a Pesaro, il San Nicolo ha giocato un'ottima partita, però non ha portato i frutti sperati. Come tradizione però della nostra trasmissione, prima delle immagini, prima dei messaggi, dobbiamo leggere tutti i risultati di giornata con le classifiche. A te. La televisione è pronta, lo schermo sta arrivando, le lenti a contatto a posto? Vai. Nona giornata, girone B Lega Pro, Lucchese Ascoli 0-2, Prato Spal 1-0, Teramo Carrarese 1-1, San Marino Pro Piacenza 3-0, Gubbio Pontedera 0-1, Ancona Pistoiese 0-0, Pisa Grosseto 1-2, Savona Sant'Arcangelo 2-0, Reggiana L'Aquila 1-1 e tutto cuoio. Forlì si giocherà lunedì sera alle 20.45. Qui siamo andati già alla prossima giornata, che però non ci interessa in questo caso. Andiamo alla classifica ovviamente di questo campionato. Reggiana L'Aquila, ricordo, mancano 10 minuti alla fine della partita. Classifica. Ascoli e Reggiana 16, Grosseto, Pontedera, Spal, Teramo 14, Pisa, Prato, tutto cuoio 13, tutto cuoio con una partita in meno appunto, L'Aquila e Pistoiese 12, Carrarese 11, Ancona 10, Forlì, Gubbio, Savona 9, Lucchese e San Marino 8, Sant'Arcangelo 4 e Pro Piacenza 2. La classifica che vedete, i punti, il punto alla Reggiana e il punto all'Aquila è già stato dato, se dovesse cambiare ovviamente aggiorneremo la classifica. Andiamo in Serie D, girone F, siamo un po' più indietro come giornata. La settima giornata. Ami Ternina, Città di Giulianova 0-0, Città di Campobasso, Chieti 2-2, Celano Recanatese 1-3, Civitanovese Agnonese 1-0, Fermana Castelfidardo 1-0, Jesina San Benedettese 2-0, San Nicolò Maceratese 0-1, Termoli Fano 1-2, Vispesaro Matelica 1-2. Classifica anche qui, la Maceratese prova la fuga. 19, Maceratese appunto 19, Matelica 15, San Benedettese 14, Chieti 13, Città di Campobasso, Civitanovese 12, San Nicolò 11, Fano 10, Città di Giulianova, Recanatese 9, Ami Ternina e Castelfidardo 8, Fermana, Jesina 7, Vispesaro 6, Agnonese 5, Celano Marsica 4, Termoli 2. Risultati e classifica di eccellenza, anche se poi per gli approfondimenti di eccellenza vi rimando domani mattina, prima di tutto con Francesco Graduato e Paolo Marinucci. Acqua e Sapone Capistrello 1-4, Alba Adriatica Torrese 0-5, Avezzano Montori 88 4-1, Borrello Angolana 1-0, Cupello Pineto 1-3, Francavilla Martinsicuro 2-0, Miglianico Paterno 1-1, Sulmona San Salvo 0-1, Vastese Vastomarina 0-0. Classifica anche qui. Pineto e San Salvo 18, Torrese 17, Avezzano Francavilla 16, Paterno 15, Capistrello 12, Martinsicuro 11, Miglianico 10, Montorio Angolana Vastese 10, Alba Adriatica Borrello 8, Acque Sapone Vastomarina 6, Cupello 5 e Sulmona purtroppo a 0. Apriamo il nostro giro con i nostri ospiti, poi andremo a vedere le prime immagini. Parto da Rinaldo Cifaldi. Mister, possiamo dire che l'altra volta purtroppo per il Teramo è stato buon profetico, il Teramo si esprime meglio fuori casa, in casa è destinato ad incontrare più difficoltà.
difficoltà. Ieri le ha incontrate contro una squadra, è giusto dirlo, ben disposta in campo, come la Carrarese. Forse era lecito attendersi qualcosa di più, no? Ma sì, come risultato finale, se non altro. Sì, come caratteristiche, secondo me il Teramo è una squadra che è fuori casa, essendo una squadra che è rapida sugli esterni, brava tecnicamente da tre quarti in su, ripartendo può creare problemi a chiunque, ha creato problemi a chiunque. È chiaro che in casa, quando devi fare gioco, vengono le squadre a chiudersi, non essendo neanche una squadra fisica, quindi una squadra arrembante, è una squadra che deve giocare di fioretto, trova difficoltà a giocare di spada, e qualche volta in casa, se vuoi fare risultato, devi anche giocare di spada. Chiaramente soffre, soprattutto con quelle squadre, come è successo ieri, che riescono a fare la fase difensiva molto bene, e quindi a chiudersi bene, non dare spazi agli avversari. Marco, poi sentiremo Vivarini, ha detto, sono comunque soddisfatto di questo punto. Cosa è cambiato nel Teramo tra un secondo tempo, possiamo dire, fantastico, no? A Ferrara, la partita di ieri più a fasi alterne? Sì, primo tempo di ieri probabilmente, insomma, non è stato sicuramente, anzi, in linea con le aspettative rispetto alla partita di Ferrara. Ecco, partita di Ferrara, rispetto sì. Alla partita di Ferrara. Però il secondo tempo credo che sia stato assolutamente positivo. È una squadra che con aggressività, con sacrificio, è riuscita a spingersi nella metà campo avversaria, a creare più palle gol. Poi è anche vero che nonostante, insomma, un piccolo infortunio, possiamo dire, difensivo in occasione della rete avversaria, comunque è riuscita comunque a recuperare il risultato contro una squadra, vale la pena ricordarlo, che non ha mai perso, che è imbattuta, una delle pochissime ormai che fa giocare a livello poco, professionistico, diciamo, no? Non so quante sì. Ne siano a livello professionistico che non abbiano ancora perso, quindi evidentemente non è un caso, perché è una squadra che riesce a coprire molto bene le linee di passaggio, e quindi secondo me sono stati ancora più bravi i giocatori in campo a recuperare questo tipo di partita, perché abbiamo incontrato difficoltà sullo 0-0 e perché sotto di una rete era lecito quindi attendersi ancora più difficoltà. Invece si è riusciti a rimontare il risultato, poi a costringere gli avversari gli ultimi 5-6 minuti in 10 uomini, a costruire questo arrembaggio finale che purtroppo però non è riuscito a portare un risultato pieno, però comunque è un risultato che ci permette di rimanere terzi in classifica, quindi assolutamente al di là di ogni più rosa aspettativa. Senti, io ti faccio subito una domanda, sì. Perché oggi abbiamo letto sui giornali, sul Centro, sul Messaggero, sulla Città, Campidelli infuriato, si è fatto sentire negli spogliatoi. Ovviamente non ci sono immagini, perché se Campidelli si è infuriato, l'ha fatto negli spogliatoi, non è che eravamo lì con le telecamere. Cos'è successo? Una classica ramanzina post-gara? Ma io so che il presidente scende negli spogliatoi molto spesso, sia che si vinca, che si perda o si pareggi, insomma, quindi... Ieri chiaramente io ero da tutt'altra parte, così come la stampa era da tutt'altra parte, perché qualcuno so benissimo è stata una talpa interna. So chi c'è negli spogliatoi, so chi c'è al di fuori, insomma, delle porte degli spogliatoi sotto lo stadio Bonolis, quindi non c'è nessuno che potesse diciamo capire quelli che erano i motivi e i contenuti, tantomeno io. Poi ho avuto modo di parlarci con il presidente, insomma, oggi, però ero assolutamente tranquillo sia in mattinata che nel pomeriggio, quindi ecco, probabilmente andando a intuito poteva attendersi qualcosina di più forse dal primo tempo, ma la partita è assolutamente positiva poi come sviluppo. Il secondo tempo è stato, un secondo tempo molto importante da parte della squadra, contro una squadra che, ricordiamo, un avversario che non è certamente l'ultimo arrivato, che ha giocatori che hanno fatto tanta Serie B, perché Cellini, insomma, è il giocatore che ha segnato, che era al momento giusto, al posto giusto, non è un caso, non perché è un giocatore arrivato, che ha fatto più di 60 gol in 4 anni con l'Albino Leffe in Serie B, un anno ne ha fatti 21 direttamente, quindi è una squadra che ha Merini, che ha Castagnetti a centrocampo, una squadra forte comunque, quindi che ha un grande allenatore, che è stato a Sassuolo, con l'Hellas Verona, quindi dobbiamo entrare nell'ottica che questo è un campionato molto complicato, molto equilibrato, e la classifica lo dimostra. Assolutamente, io questo volevo chiedere a Mario D'Alessandro, anche perché un'eventuale critica al Teramo oggi sarebbe folle, perché il Teramo è terzo in classifica, a 14 punti, e lo ripetiamo, il Teramo non deve vincere il campionato. No, io penso che il Teramo stia facendo un grosso campionato, al di là delle aspettative e tutto quanto. Comunque, all'inizio probabilmente... Facciamo rivedere intanto la classifica mentre Mario parla. Così. All'inizio probabilmente ha perso qualche punto di troppo, però sta rispettando la media, anzi, secondo me, all'inizio del campionato non tutti avrebbero considerato il Teramo in queste posizioni. Sta facendo molto bene e sono convinto quello che diceva appunto De Andonis, che
È un cambiato molto, molto equilibrato. Guarda, lo vede, ultima a 8 punti, in pratica sono tutti lì, no? Parte il proprio Cienza che è partita con un handicap di meno 8. E ne avrebbe 10 di punti, no? Quindi. Quindi, però per il resto diciamo che è una classifica molto corta. C'è da recuperare ancora un incontro domani e potrebbe, il tutto cuoio potrebbe salire a quota 16 pure lei. Comunque trovo un campionato molto equilibrato e gli scenari sono molteplici, per cui il Teramo può tranquillamente inserirsi nella lotta playoff. Fino ad oggi lo possiamo certificare questo aspetto. Poi il tempo, perché io considero che comunque a dicembre, a gennaio, con le riaperture delle liste si giocherà un nuovo campionato, per cui poi lì chi ha più potenza economica, chi ha più aspirazioni fa sicuramente la differenza. Intanto 88esimo Regione all'Aquila, sempre 1-1, se dovesse finire così, ottimo terzo risultato consecutivo per mister Zavettieri. Scende in Serie D, poi torneremo a parlare di D in maniera più ampia, tra poco parlerò del Teramo. Di Filippo, domenica lo possiamo dire, 2 punti buttati a Pesaro, perché quella è una partita che il San Nicolò aveva vinto, no? Meritatamente. E oggi con la Maceratese, seppure si giocasse contro la capolista, San Nicolò non ha affatto demeritato. No, anzi, riprendo le parole del mister in sala stampa, se dobbiamo dire, insomma, dover fare una disamina, insomma, mente fredda, insomma, sicuramente se doveva vincere qualcuno non erano gli ospiti. E il San Nicolò questo, sì. Assolutamente sì, per quello creato e per come siamo stati in campo. Quantità industriali di palloni purtroppo sprecati dentro la loro porta. È ancora più amaro, no? Commentare una sconfitta così, perché poi sono punti che mancano alla fine. Sì, sono stata una serie di situazioni durante la partita, il gol preso a freddo dopo 2 minuti, l'unica disattenzione in definitiva di tutta la gara della nostra difesa, l'unica disattenzione è accaduta dopo 2 minuti e abbiamo preso gol, che poi diciamo è un po' lo specchio di quello che è accaduto anche domenica scorsa, 3 disattenzioni, 3 gol presi. Stiamo pagando un po' tutto in questo periodo, ci gira un po' male sotto porta, però non farei allarmismi. Io torno al discorso del Teramo per quello che riguarda una prospettiva iniziale di campionato. Io penso che chiunque della società, chiunque insomma dei tifosi, penso avrebbero messo un bel numero di firme sotto questa, anche perché se andiamo a vedere le squadre incontrate, a livello di nomi, ecco, di formazioni, abbiamo incontrato il Matelica e abbiamo vinto. Campobasso abbiamo perso praticamente lì un punto, perché il risultato giusto sarebbe stato francamente un pareggio. Ma non contesto adesso non andiamo a sindacare i singoli risultati. Cosa dice questo inizio del campionato per il San Nicolò? Dice che non c'è stata una squadra che ci ha messo sotto. Oggettivamente. E poi diciamo che le più forti le avete quasi affrontate tutte. Sì, adesso no? Ci sarà un trittico, adesso per noi c'è un trittico complicato, perché veniamo fuori, sì, Chieti e poi San Benedettese, però guardate, se noi scendiamo in campo, insomma, con un briciolo in più di attenzione e di cinismo in più, che effettivamente no, sottoporta un po' di cattiveria in più, però senza addossare colpe a chi che sia, perché io attualmente non cambierei nessun mio giocatore con nessuno di quelli incontrati finora. Poi sentiamoci Faldi, su questo forse non è d'accordo. No, va bene. Però si parla, anch'io, insomma, c'è un reparto difensivo che qualche problemino ce l'ha in alcuni elementi. Guardate, io faccio il team manager della squadra, faccio una disamina del non solo domenicale, tutta la settimana, sì, è ovvio. Sì, l'abnegazione, lo spogliatoio che è praticamente sereno, un gruppo affiatatissimo, abbiamo la fortuna di essere guidati da un ottimo allenatore, la società alle spalle, insomma, non fa mancare nulla, questo lo dicono i giocatori e non sono cose di secondo piano. No, penso che ci siano tutte. Poi l'ambiente non è che sta lì a pressare, lo sapete, non è a San Nicolò, non c'è una grande pressione addosso ai giocatori, quindi ci permette di far crescere bene e speriamo più velocemente possibile gli under, perché è giusto che anche loro trovino una dimensione, no, da giocatori. E anche, insomma, tutti gli altri hanno... Tutto il gruppo, insomma. Sì, meno male, sì. Intanto, a Reggio Emilia siamo al 93esimo, la Reggiana è in inferiorità numerica, c'è stata un'espulsione, mancano però 2 minuti perché si deve arrivare al 95esimo. Mi dicono che stanno arrivando tanti sms, andiamo a parlare, a vedere le immagini del Teramo, così le commentiamo, che poi voglio sentire anche dei nostri ospiti, no? Aspetti positivi, aspetti negativi, proprio a livello tattico di questa partita. Che dici? Guardiamo appunto il servizio Teramo-Carrarese, che è finita appunto con un pareggio 1-1, e il servizio di Andrea D'Aloisio.
La Carrarese mantiene l'imbattibilità nel campionato di Lega Pro, finisce in parità la sfida al Bonolis tra Teramo e Carrarese, un pareggio sostanzialmente giusto al termine di una gara brutta soprattutto nella prima frazione. Prima frazione che da racchiudere in due sole azioni, al 23° minuto punizione dal limite in favore del Teramo, va la Padula alla conclusione, la palla termina nel mucchio di difensori. 32° conclusione della Carrarese sugli sviluppi del quarto corner per i toscani, Sbraga colpisce di testa, palla di poco fuori. Tutta qui la prima frazione, con le immagini andiamo quindi alla ripresa e c'è subito il gol per la formazione toscana che giunge al minuto numero 20, la Carrarese passa, conclusione della distanza di Castagnetti, Tonti non trattiene, si avventa sulla sfera Cellini che realizza. Il Teramo sbanda, i toscani insistono, 23° minuto ci riprova ancora la Carrarese, conclusione della distanza di Berra, palla sul legno traverso. Poi si comincia a vedere il Teramo che è in crescita, 26° minuto, punizione di Buonaiuto di destro, palla che termina fuori, 29° Donnarumma apre per Petrella, conclusione di sinistro, palla che termina alta. Il gol del pari è maturo e giunge al minuto numero 31. I biancorossi pareggiano sull'asse dei neoentrati. Buonaiuto crossa dalla sinistra, Donnarumma colpisce di testa e realizza. Forcing finale quindi per il Teramo che resta in superiorità numerica al 39° minuto quando la Carrarese resta in 10 per il doppio giallo combinato a Berra. 44° tiro cross di Petrella dalla destra, Calderoni alza in corner. Poi c'è il forcing finale biancorosso che però non porta al successo teramano, gara quindi che si chiude sull'1-1. Cifaldi, come la possiamo analizzare questa partita da queste immagini, ovviamente per chi poi l'ha vista interamente? Ah, l'immagine è un po' quello che abbiamo detto, primo tempo non ci sono state occasioni, nessuna delle due le parti, il secondo tempo loro hanno trovato quel gol su un errore del portiere, quello è un errore tecnico. Io lo dicevo fuori onda, a me l'alternanza tra i portieri non piace molto, ma non mi riferisco al Teramo, cioè per me serve una squadra, una gerarchia, cioè questo è il titolare, l'altro è il panchinato, perché poi si rischiano situazioni di instabilità, che penso che se adesso Vivarini volesse scegliere di rimettere dentro Serraiocco sarebbe una situazione tesa, lo chiedo a un allenatore, poi sentiamo anche Marco che vive dall'interno magari la situazione. Ma io come allenatore ho anche sempre... Anche se Tonti aveva parato bene prima di questa partita. Sì, sì. Io come allenatore ho sempre voluto un primo portiere e un secondo portiere. A Reggio Emilia 1-1. Ho sempre voluto, definito un primo portiere e un secondo portiere. Poi però nulla toglie che se il primo portiere sta passando un periodo, diciamo, non felice oppure di infortuni, oppure è giusto che il secondo portiere abbia delle possibilità. Però non credo nell'alternanza tra due portieri. In altri ruoli sì magari, ma nel portiere assolutamente no. Non poi, sei convinto, infatti? No, nell'alternanza no, però non penso che abbia fatto un'alternanza, perché ha fatto 4 partite, probabilmente Serraiocco veniva fuori da un problema fisico, quindi è giusto che il secondo parasse, però non è che Serraiocco è diventato il secondo, Serraiocco è sempre il primo portiere del Teramo, penso, quindi penso che tornerà dentro, sperando che ritrovi la condizione giusta, e poi gli errori li fanno tutti, insomma, non è il problema dell'errore. Però io ritengo che nel Teramo Serraiocco sia il primo portiere e Cose sia il secondo, quindi non vedo problemi. C'è la gerarchia, è così Marco? C'è questa gerarchia? Ma la gerarchia io ovviamente non la conosco. Ma però magari io sono l'allenatore e la sa, credo, anche meglio di noi il preparatore dei portieri, che tra l'altro è un grande professionista, quale Fabrizio Zambardi, quindi è lui che conosce bene la condizione durante la settimana, ancora prima che nella rifinitura, prima della partita, dei tre portieri che ci sono, appunto Serraiocco, Tonti, Narduzzo, quindi non c'è stato un vero e proprio ballottaggio finora, c'è da dire, perché ha giocato all'inizio Serraiocco, all'inizio stagione, dopodiché a Sant'Arcangelo, a fine primo tempo, Serraiocco ha avuto dei giramenti di testa, tant'è che dopo è tornato a allenarsi verso giovedì, la settimana successiva, ha iniziato a giocare Tonti, lo ha fatto bene sia al secondo tempo col Sant'Arcangelo che la partita interna con l'Aquila, che la trasferta di Ferrara, dove è stato molto bravo, anche se non ha avuto parate importanti da effettuare, però molto bravo anche nel leggere alcune situazioni tattiche su uscite che è andato a fare anche quasi al limite dell'area a grande di rigore, quindi ha dato grande sicurezza. Ieri ha avuto probabilmente questo piccolo infortunio che ci può stare, perché oggi io vedevo, ad esempio, facendo debite proporzioni, vedevo Verona-Milan, ho visto quasi tutta la partita,
e su un tiro di un centrocampista del Verona Abbiati ha commesso la stessa disattenzione, tra virgolette, però lì non c'è stato, diciamo, un attaccante che è capitato nel momento giusto, che ha sfruttato al volo l'occasione, nel siglare rete, che ha amplificato magari, diciamo, che il ballottaggio lo sentono molto i tifosi. Io l'ho visto anche dei messaggi che arrivano alla sua trasmissione, no? Domenica scorsa diversi Cifaldi, che è meglio l'uno l'altro. No, ma volevo dire una cosa, ma fare il secondo portiere è più difficile che fare il primo. Devi essere pronto quando ti chiamano, nel senso. Ci sono dei portieri che hanno le caratteristiche di fare i secondi portieri, ci sono stati portieri storici, io mi ricordo Piloni della Juventus, che ha fatto con la Juventus, parliamo della Juventus, avrà vinto tutto nella sua carriera, però facendo il secondo portiere, come è stato, mi ricordo, un William Vecchi del Milan, come sono state tante bandiere di alcune squadre che sono rimaste, perché fare il secondo portiere, farsi trovare pronto al momento giusto, magari lavorare durante la settimana senza poi mettersi in competizione vera e propria col primo portiere. È difficilissimo, vero? È difficilissimo, quindi ci sono dei portieri che hanno quelle caratteristiche e io ecco perché ritengo che bisogna avere il primo e il secondo portiere. La scelta abbastanza categorica. Allora, tra poco ascolteremo i protagonisti, alcuni dei protagonisti di questo pareggio del Teramo. Mario D'Alessandro, Ercole Di Filippo, guardando quelle immagini, qual è il vostro giudizio su questa partita? Ricordiamo che il Teramo affrontava peraltro questa partita con un reparto offensivo si presente, ma dopo una settimana un po' burrascosa, no? Diciamola anche. Io non ho visto la partita, ho visto le immagini, comunque hanno ampiamente dato riscontro loro che sicuramente hanno già visto la partita, però probabilmente se non ci fosse stato quell'incidente del portiere la partita poteva prendere un'altra piega, ma recriminare adesso a ben poco. Resta quindi il punto, insomma. Resta il punto, ne fa tesoro. E va avanti, ripeto. Posso fare una domanda? Tu sì. Che conosci Campitelli, se a gennaio sta tra le prime 7-8, che fa? Non spende una lira. Come non spende una lira? Mi dice rimane là, che vuoi fare? Rimane che vuoi fare? Non i tifosi speravano che tu li illudessi, che come mette lì tre bombe, no? Campitelli, dovete fare un monumento a terra, perché è solo... Sta facendo delle cose egregie. Una ciliegina ce la può pure mettere. No? Ma io credo che... Cerco di stuzzicarlo. La ciliegina, poi adesso, a parte la battuta... Si mette sulla torta. Nel vero senso della parola. Campitelli va rispettato e sinceramente va dato merito a quello che ha fatto, che sta facendo qui a Teramo, perché probabilmente... se dovesse alzare la mano, non so quante persone disposte a prendere questa eredità, quindi tenetevelo bene stretto a Teramo Campitelli per il calcio, perché sinceramente di persone che oggi vogliono investire o vogliono buttare soldi e quant'altro in uno sport, sia a livello dilettantistico che... A crescere ce ne sono poche. Io stavo per chiedere qualcosa a Ercole Di Filippo, ma la domanda te la devo fare. E in settimana arriva Deodati all'Aquila, un altro tra virgolette pazzo che vuole buttare soldi? Ma mi hai risposto subito, perché ci stai pensando? No, ma io dell'Aquila ho una mia personale convinzione, cioè l'Aquila è appetibile per via del sisma. Il momento in cui dovesse finire le ricchezze che può... aspirare. È una riflessione amara però questa. Ma questa è la realtà, è inutile negarselo, è inutile girarsi intorno. Fino a quando ci saranno le risorse per gli imprenditori, l'Aquila sarà sempre appetibile. Il momento in cui queste risorse finiranno, l'Aquila tornerà nel dimenticatoio come ci è stato per tanti anni. È una mia convinzione, ne sono certo, sicuro, perché all'Aquila purtroppo manca la cultura calcistica e quindi più di tanto non riusciranno a fare. Io spero che le tue parole non, cioè, siano sbagliate, non siano giuste, perché... Non piaceranno ai tifosi. Non piaceranno ai tifosi. Non mi trovo d'accordo. Non sei d'accordo su questo. No, che l'Aquila non abbia cultura calcistica è un'offesa. L'Aquila ha fatto la Serie B. Per prima in Abruzzo, no? Per prima in Abruzzo. Per prima, sì. Gli anni 40. Non penso che l'Aquila non abbia cultura calcistica. Io vi aspetto, io sto ascoltando. Basta guardare lo stadio dell'Aquila. Sì, con la sua tradizione. Ma no, ma di che anno è? Di quando è stato fatto? Quindi all'Aquila hanno fatto sempre se calcio. Se qui bisogna vivere di ricordi o bisogna... No, tu hai detto non ha una tradizione calcistica. Cultura calcistica. Cultura. Ho sbagliato io. Cultura, tradizione è una cosa, cultura è un'altra. Ma io penso una città come l'Aquila di cultura ne ha tanta. Mo non... Io parlo di calcio, stiamo parlando di calcio. No, anche a livello calcistico dico. Parlavo di calcio, non è che sto dicendo, ne ha tanta, dicevo, di cultura. Però, calcistica. Assolutamente vero. Io ripeto, la mia personale convinzione che purtroppo
i riscontri danno, dicono questo, perché è stato sempre terra di conquista di stranieri all'Aquila, non è un caso. Adesso speriamo che... Questo è un altro risvolto giusto, probabilmente, che, sì, questo però, è vero. Che, cioè, che arrivi qualcuno che voglia fare le sorti o portare avanti il discorso del calcio all'Aquila, però come mai queste società all'Aquila ogni anno perdono i pezzi? Qualcuno mi dovrà dire il perché. Io conosco un po' il tessuto, conosco un po' la situazione dell'Aquila, allora se faccio delle considerazioni non sono campate all'aria, ma mi fermo qui. Ok, Ercole, puoi chiudere su questo, oddio, sì, su questo argomento, non è compito facile. No, effettivamente no, però riparto dal Teramo. Riparti dal Teramo, sei stato un bravo team manager, ha sviato la grande. No, magari anche dalle ultime sue parole scherzo, Teramo, perché sono d'accordo con lui quando dice del presidente Campitelli che insomma io lo terrei stretto. Poi tornando alla disamina della partita, io sinceramente non l'ho visto, però è il secondo commento che sento da addetti ai lavori, uno l'ha fatto il mister Cifaldi prima, che sono stati molto bravi a chiudere gli spazi in fase di non possesso e quindi insomma sviluppare un gioco, sviluppare, andare ad attaccare qualcuno che viene a Teramo con ottimi elementi in campo. E fa bene la fase difensiva per poi insomma cercare di far male giustamente all'avversario, insomma non è semplice. Io sono contento, francamente sarei contento del punto preso, è venuto fuori da un infortunio. Noi recriminiamo soprattutto per la trasferta di Ferrara quando sì, è stato un bombardamento, bravo, secondo sì, te. Sì, quella veramente esempio, bombardamento, quello forse con quei due punti il Teramo era primo in classifica, ha creato quello l'aspettativa anche per il primo tempo di ieri. Bravo, io non mi sono nemmeno troppo preoccupato della partita dell'Aquila perché la buca la puoi prendere durante un percorso. Lì effettivamente è stata una partita maledetta perché insomma hanno creato molto e se devo contare i punti persi insomma quelli sono magari no, lasciati. Il discorso di Pesaro, sì, no? Sì, per bravo, voi, bravo, sì, non fa una piega. Non ci fa sta, piega. Magari speriamo che si compensi bravo, durante l'anno. Secondo me si compensano la lunga questi punti. Anche per noi. Ci sono squadre più fortunate che alla fine raccolgono sempre, però io spero che in questo caso per entrambe le teramane si possano compensare. Abbiamo le interviste e poi la pubblicità, altrimenti mi uccidono dalla regia. Appunto, abbandoniamo il servizio delle interviste post-gara, il servizio appunto di Francesco Graduato. Rientriamo in studio, stiamo preparando le interviste ai due tecnici e ad Amadio, le abbiamo tutte insieme, così sentiamo anche il punto di vista del tecnico del Teramo Vivarini, del vice allenatore della formazione. Sì, secondo tedeschi, ex attaccante del Rimini, che giocò a Teramo, infatti ci ho parlato ieri. Era il tedeschi che ha giocato contro il Teramo, ha detto mi ricordo le vecchie battaglie al comunale, insomma. E lui, insomma, ok. Quindi tra poco ascolteremo i protagonisti del post-gara. Vi anticipo che se per la fine della nostra trasmissione dovessero arrivare anche le immagini di Reggiana all'Aquila sul centrale della Lega, ve le andremo naturalmente a proporre, ma vi proporremo anche la vittoria dell'Ascoli e il pareggio della Pistoiese, che sarà il prossimo avversario del Teramo. Appena sono pronte le interviste mi fate un cenno. Marco, vogliamo ricordare rapidamente i prossimi appuntamenti del Teramo? Il Teramo gioca domenica alle 14.30. Sì, il primo veramente è mercoledì. Mercoledì, giusto. Mercoledì Coppa Italia con l'Ascoli sarà alle 20.30, dopodiché si va a Pistoia alle 14.30. Domenica. Okay. E poi si gioca invece di sabato alle ore 17. A 17? Alle ore 17 nel prossimo turno interno. Quindi questo è agenda, gli orari, i giocatori. Proviamo a ricordarlo a memoria. Però chiudi la chicca il 9 novembre, se non sbaglio, a San Marino. Sì, a San Marino alle 11, ma alle 11. Di questo insomma... di mattina, Mario sì, ma questo fa parte insomma di quello che è il planning orario della Lega, quindi ogni anno, ogni stagione ci sono queste 30 partite divise in tutti questi orari e ogni società deve comunque, deve per forza di cose, quindi alla fine meglio San Marino alle 11 comunque. Va bene. Meglio fuori sommato. Casa che una partita. Che anche vicina a fanno giocare da mezzanotte alle 2. No, come è già accaduto. Quest'anno no. Immagino per le abitudini. È accaduto la settimana scorsa col Pontedera. Immagino le abitudini teramane alle 11 la domenica mattina. Sarebbe una tragedia però in casa. Però sai, la metto lì. Parti verso le 8:30, ti vedi la partita a San Marino. No, fuori casa me la dico in casa. No, dopo magari sarebbe diverso. Ti fai un giro a San Marino, che è una meta molto ambita per i teramani. Mettiamo l'aspetto anche gastronomico. Cercando di fare un affare nelle compere, no? Nelle compere. Ci siamo, ecco qui le interviste, arrivano. Mister, secondo pareggio consecutivo per il tuo Teramo è un pareggio un po' diverso rispetto a quello di Ferrara, sei d'accordo? Pareggio diverso, però diciamo allo stesso tempo dal buon sapore perché
sono molto contento per il momento in cui è il Teramo in questo momento qui, perché diciamo ci troviamo in una situazione dove abbiamo gli attaccanti che da un mese che non lavorano con la squadra, lavorano sempre differenziato per poter scendere in campo sempre col dubbio che ce la fa o non ce la fa. Quindi diciamo che in questa partita diciamo, dobbiamo essere contenti di questo, sperando poi che riusciamo a recuperare diciamo, i giocatori importanti che ci possono dare quell'apporto che ci hanno dato all'inizio. E poi bisogna anche sottolineare, è chiaro che sabato scorso siamo stati molto più brillanti sotto l'aspetto del gioco già dal primo tempo, e invece oggi devo fare i grandi complimenti alla Carrarese perché ha preparato molto bene la partita, una squadra che capisco perché non vince e non pareggia, cioè non perde, perché è una squadra che tatticamente non fa altro che rompere il gioco della squadra avversaria. L'ha fatto per, secondo me, per ben 50 minuti, 60 minuti, ci chiudevano tutte le traiettorie, avevano una velocità di ricomposizione importanti, non ci davano le giocate a noi. Hanno fatto questo per tutta la partita, quindi non era facile per noi imporre il gioco e essere arrambanti come lo siamo stati diciamo l'ultima mezz'ora. Lì quando è venuto meno quell'attenzione tattica da parte loro, siamo riusciti a trovare la profondità, riusciti ad avere le giocate in fase di sviluppo che abbiamo di solito e abbiamo rimesso la partita nel modo giusto. Mister Tedeschi, ancora un pareggio per la sua Carrarese, quanta soddisfazione c'è per questo risultato qui a Teramo? La soddisfazione di aver fatto un punto con un'ottima squadra e il rammarico di essere stati raggiunti per l'ennesima volta alla fine, però dobbiamo cercare di guardare avanti e tenere conto della prestazione che secondo me è stata importante contro, ripeto, una squadra di ottima caratura. Avevate creduto di poter strappare l'intera posta in palio a un certo punto della partita? Certo, siamo andati in vantaggio a 20 minuti alla fine, adesso non ricordo bene, è chiaro che un pensierino ce lo fai, però insomma ci sono anche gli altri, ripeto, e contro squadre del genere bisogna mettere anche in preventivo di andare in sofferenza e di poter subire il gioco del Teramo. Le sostituzioni probabilmente hanno cambiato un po' le sorti dell'incontro, l'ingresso di Donnarumma vi ha creato qualche problema di troppo forse? Certo, però un giocatore fresco con le sue qualità è chiaro che smanioso dopo il periodo di inattività forzata, sicuramente sapevamo che l'avremmo patito, però insomma bisogna anche non dimenticarci del mazzo tra virgolette che si è fatto Bucchi e della partita notevole di Lappadula, senza voler dimenticare gli altri, ecco. Direi che ripeto, è una squadra con tanto talento, secondo me è allenata molto bene e ripeto, sono convinto che visto fino adesso e visto appunto il valore della squadra che abbiamo incontrato possa veramente fare un campionato di vertice. Amadio, sono più due punti persi o un punto guadagnato? Beh, diciamo che è stata una partita combattuta, forse il secondo tempo abbiamo preso un po' più campo e forse meritavamo qualcosa in più, però la partita è stata combattuta, loro hanno fatto la loro partita, sono messi là, era una squadra comunque organizzata e alla fine penso che il pareggio ci può stare. Probabilmente eravamo riusciti a metterli un po' sotto pressione, quindi penso che alla fine il gol l'avremmo fatto, magari avremmo portato a casa la vittoria, però così non è andata, ci rifaremo domenica. L'importante è che adesso facciamo più punti possibile, ci andiamo a prendere quello che queste due partite ci hanno tolto domenica e poi vediamo. Rientriamo in studio, lo dico subito, ci stanno arrivando tantissimi messaggi, molti ovviamente non li manderemo in onda perché si soffermano a parlare del terremoto, di situazioni che non ci piacciono, che non c'entrano nulla con il calcio. Prima Mario faceva una riflessione diversa, cioè, purtroppo all'Aquila gli interessi del calcio si stanno mischiando troppo con quelli della ricostruzione post-sisma. Poi attaccare gli aquilani o difendere i teramani, attaccare i chietini per questioni personali, questo non ci interessa. Ovviamente tutti quei messaggi vengono automaticamente cestinati. Mi diceva Andrea che ce n'erano, sono già arrivati oltre 30-35 messaggi, circa 10 li abbiamo dovuti cestinare. Facciamo così, leggiamo i primi 15 intanto, così poi andiamo a vedere qualche servizio, soprattutto a scoprire i prossimi avversari del Teramo e scendere anche in Serie D, perché vogliamo vedere questo San Nicolò Maceratese e non solo, perché abbiamo anche le immagini da Campobasso e quant'altro. A te Giulia. Se la qualità scarseggia, la differenza la dovrebbe fare l'allenatore. Invece, esce
il 3, magari, ed entra altro 3. Esce il 9 ed entra altro 9. Nessuna invenzione, fantasia, e siamo solo all'andata. E se si ripetono i soliti gironi di ritorno, Alfredo Napolitano, che ci segue sempre. Tra poco faremo magari commentare direttamente Marco in questo caso. Andiamo avanti, andiamo a leggere qualche altro messaggio. Perché Campitelli fa così? Siamo terzi in classifica e rompe le scatole? Fermatelo, altrimenti rovina tutto. Cifaldi lo sa bene. Cifaldi, che cosa sai bene di Campitelli? No, ma non penso, dai, che... Facciamo una cosa allora, ok? Campitelli ha fatto esperienza negli anni. Sì, servita l'esperienza. Marco, volevo rispondere, prima Alfredo Napolitano diceva servirebbe più inventiva, no? Sostituisce il 3, lui aggiungeva magari, perché lo sappiamo che Alfredo non è un fan di Perrotta, ma questo è un discorso, no? Ma guarda, Perrotta secondo me ieri ha fatto, perché poi la gente si costruisce un po' di pregiudizi, ieri ero a vedere ovviamente la partita, Perrotta secondo me ha fatto forse la migliore interpretazione da esterno sinistro difensivo. Non solo, l'espulsione di Berra viene provocata proprio da una sua discesa sulla sinistra, non so se avete visto un attimino dalle immagini, quindi è lui che provoca addirittura questo cartellino rosso. Da quando è entrato Buonaiuto nel secondo tempo si è sovrapposto spesso, mi sembra che le sue interpretazioni del ruolo siano migliorate di settimana in settimana, quindi ieri non credo che ci sia una lui sola sbavatura più inventiva, dice questo per 3, Perrotta, 3, per il discorso, ecco, questo bisogna sapere invece che ieri se l'allenatore avesse dovuto tener conto degli allenamenti settimanali, probabilmente non avrebbe dovuto giocare Bucchi, Papadula e Donnarumma. Quindi tutto praticamente l'attacco. Si giocava con i due giocatori della Beretti davanti. Perché bisogna dire che la Padula sono 3 settimane e mezzo che non si allena. Questo bisogna dirlo. Questo però, è un problema. Altrimenti, adesso ha recuperato dire, tutti gli effetti. La Padula sì, è stato anche comunque da uno specialista in Romagna, quindi mi auguro che questa settimana possa tornare a allenarsi con il gruppo. Donnarumma è stato fuori praticamente un mese. Sì. È un giocatore molto importante, un giocatore che l'anno scorso era i primi 6 mesi titolare in Serie B. Bucchi ha avuto un pestone purtroppo a Ferrara quando stava giocando anche una buona partita e ha rischiato anche lui un infortunio simile a quello di Donnarumma. C'erano cambi comunque obbligati quelli quindi, di ieri, sì, per quanto, cioè, c'è anche poco al momento per cercare di trovare delle alternative plausibili, poi non è vero perché comunque Buonaiuto è entrato il secondo tempo, ha dato una grossa mano, quindi quando ci sono partite, secondo me, poi il mister lo sa, ne sa più di me, quando ci sono partite molto equilibrate come quella di ieri è anche difficile rischiare di spezzare l'equilibrio. Lui con comunque ci ha provato Vivarini, è chiaro che non è che ci si può aspettare magari un attaccante al posto di un difensore o qualcosa del lui genere, parlava, una partita insomma, molto qualcosa equilibrata. Di inventiva. Certo, 38 ma giornate c'è sono anche tante da dire questo, lunga, c'è no? Anche da dire questo, che un pareggio in questo tipo di campionato molte volte non è bisogna buttarlo dalla finestra e pensare no, che sia così perché è un campionato quello che diceva Mario le prime due così equilibrato come un pareggio molte volte aiuta nelle prime due gare si fosse giocato no più sì. Ricerca il pareggio forse no ci sarebbe qualche punto in più esatto cioè, in questo campionato equilibrato il pareggio è importante sì, cioè, esatto. non perdere bisogna fare una tragedia insomma vai no. Con i prossimi messaggi andiamo a leggere anche rapidamente. Il Teramo è d'alta classifica, ma occhio a Marcellino, attento presidente. Marcellino sarebbe? Pane e vino. No. Ah, Marcellino forse di Giuseppe. Di Giuseppe. No, Marcellino perché occhio piccolo. A Marcellino. No, no, è una mia interpretazione. Penso che sia lui perché... Beh, penso sì. Sia positivo il messaggio, nel senso acquisterà qualcuno magari. Ah, ecco qui, vogliamo far acquistare qualcuno, domani arrivate... Marco mi chiama e dice basta a pensare a noi acquisti, andiamo avanti. Occhio a Marcellino, presidente. Andiamo avanti. Io non riesco a spiegare come mai il Teramo, sempre nel secondo tempo, riesce a dare il meglio di sé. Se riuscisse a giocare tutti i 90 minuti come gioca nei secondi tempi, questa squadra stravincerebbe il campionato. Ci parli sinteticamente perché questo? Questo è vero che il Teramo, secondo tempo, gioca meglio, no? Un dato di fatto. Io su queste cose credo poco. Sicuramente il Teramo vuol dire che ha benzina. Una cioè condizione benzina atletica. Nelle gambe vuol dire che riesce a tenere una migliore condizione fino al 90esimo. Poi molte volte l'approccio alla gara è anche un fattore mentale più che fisico. Importante no? Dobbiamo mantenere la 38 partite, questo importante perché è arrivare alla fine, è brutto quando una squadra non arriva alla fine. Poi la partenza si può sempre lavorare sopra per migliorarla. Messaggi, ancora messaggi, grazie perché ci scrivete. Vai. Mario, non te la prendere per il risultato di ieri, c'è tutto il tempo per recuperare e fare un grosso campionato. Gino. Possiamo dire che il Notaresco è andata male la giornata, però Mario ha detto abbiamo perso più di ma questo. Ma guarda, la partita di ieri
Non sono assolutamente arrabbiato perché è stata una prestazione pessima di tutta la squadra. Quindi non c'è stata partita, quindi cosa non te la puoi prendere con uno, la devi prendere con tutti. Quindi. Ricordiamo, Notaresco ha perso con il Real Carsoli 5-1, così perché qualcuno magari dice, ma di che state parlando? Andiamo avanti, ancora prossimi SMS che arrivano. Una domanda al team manager del San Nicolò. Come ha reagito la squadra a questa sconfitta? Secondo lei è stata meritata la vittoria della Maceretese? L'importante è non scoraggiarsi. Forza San Nicolò. By Gaia di Ferdinand. Di Francesco, così qualcuno. Perché l'hai buttata lì. No. Già la settimana potrebbe scorsa essere. Hai fatto arrabbiare l'occhio. Fai la brava. Se deve essere d'accordo con la tua amica. Svelo il mistero della firma. È mia figlia. Gaia di Filippo. Okay. Gaia Filippo. Sì. Ecco, perché lei è la mia prima critica, quindi a casa la prima telefonata che arriva nello spogliatoio è la loro. Possiamo dire che la risposta già l'hai data in parte. Sì, no? Sì. Ho già fatto una disamina della situazione nostra, sì, effettivamente. Ma ecco, appunto, lei mi sta sempre sul pezzo. C'è diciamo questa così. Cosa, no? Che segue con la porta. 12 anni, quindi sì. Molto, molto, diciamo così, critica, anche positivamente, quindi perché insomma fa sport e la prima cosa è la telefonata da casa che arriva. Da casa, sì. E adesso anche il messaggio. Esatto. Prossimi messaggi, andiamoli a leggere. Sarebbe utile che molti tifosi, invece di fantasticare, si ricordassero gli obiettivi del Teramo e gli avversari di questo campionato. Lo abbiamo Mario. Detto prima, assolutamente, questo è vero, si ricollega anche al messaggio su Campi Tevice, stiamo buoni perché il Teramo sta avendo un grande campionato. Andiamo avanti. Buonasera, mi spiegate il cambio di Petrella con Lulli? Con la Carrarese in 10 e a pochi minuti dalla fine dovevamo continuare a colpirli sulle fasce e invece a rinforzare il centrocampo. Fardi, chiedo a un tecnico. Ma lo dico io, cioè, nel senso, se ogni cambio pensiamo che sia un modo per fare un giudizio all'allenatore... Mister che era il 91esimo, ma sì, 93 minuti, allora fa poco, quindi mancava 2 minuti alla fine. Fa poco adesso, questo lo sapevo, è giusto dirlo. Insomma. A volte i cambi ai minuti finali sì, se no, perché tutti quanti dicono, no, quando uno fa il cambio, ha fatto gol, ha indovinato, non ha fatto gol, ha sbagliato. Questi sono tutti i dati, bisogna andare oltre. Altri messaggi. Perché Campitelli se la prende con la squadra, ma non dobbiamo pensare a salvarci, mica dobbiamo vincere il campionato? Abbiamo già risposto prima, Marco ha fatto anche chiarezza su questa ramanzina, tra virgolette. C'è da dire, io penso che se il presidente stimoli la squadra a fare meglio, vuol dire che crede in questa squadra e può darsi pure che sia positivo questo. Cioè, non è che uno deve vederla sempre in maniera negativa, la strigliata di un presidente. Ah no, quello no, anche perché insomma magari... Chi da fuori si riescono a vedere anche tante cose che chi sta proprio dentro non coglie. Vai. Il nostro cammino verso la Serie B è Vedete stato solo rallentato da una bella squadra avversaria. Grande Teramo, grazie Presidente, grazie anche al Direttore Generale Scacchioli per il lavoro svolto sempre con grande competenza, Sandro. Il vero dei messaggi è anche questo. Da una parte stiamo buoni, tranquilli, dobbiamo salvare, qui si torna a parlare di Serie B. Ancora, altri messaggi? Tutti a Pistoia. Domenica prossima a 14:30. Per chi non andrà, noi ci saremo con Studio Stadio. Quando finalmente nel secondo tempo Petrella sulla fascia faceva la differenza, saltando l'uomo di turno, ecco la chicca Vivarini, esce Petrella. Che dire, la differenza in panchina. Scusatemi, non avevo inviato messaggi. Ci fa piacere che ce l'ha mandato invece, che ci ha mandato questo messaggio. E ovviamente ognuno, io dico una cosa, quando arrivano le critiche, se sono educate, come stanno arrivando in questo caso, no? È una riflessione di un telespettatore, no? Che dice, non capisco perché sia stata fatta questa scelta. Ci sta, grazie perché ci hai scritto invece. Andiamo avanti, prossimi messaggi. Allora, non dico che se si perde è colpa dell'arbitro, ma chi ha arbitrato la partita di oggi del San Nicolò non debba più arbitrare. Rovinare una partita per non so quale motivo. Oggi San Nicolò sembrava la capolista. Il gran gioco che viene espresso ogni domenica pagherà. Forza ragazzi. Qui posso aggiungere una cosa, io poi vedremo il servizio. Posso dire in settimana di aver parlato con una persona che fa parte degli organi importanti quando si parla di designazione arbitrale di Serie D. E lui mi ha confessato, al momento ho visto un livello arbitrale in Serie D molto molto basso. Speriamo che sia una fase di rodaggio. Questa è una persona che conta abbastanza, non posso dire il nome ovviamente per ovvi motivi, però sono preoccupato perché il livello arbitrale è stato molto molto basso fino a questo momento. Oggi si è lamentata la Samb, che ha perso a Iesi. Abbiamo visto in diverse partite sono state polemiche arbitrali. Poi vedremo il servizio, magari lo commenteremo con Di Filippo direttamente. Ancora altri messaggi e poi andiamo a vedere questi due servizi di Lega Pro. Cifaldi, lascia perdere, ha ragione lui. Quando finiscono i soldi della ricostruzione finisce il calcio. Lui sarebbe Mario D'Alessandro. Si riferisce all'arbitro. In questo caso.
Speriamo di no. Scusa, perché prima non faceva calcio l'Aquila, prima il terremoto, scusate. Beh, in categorie diverse però. Perché non ha fatto la Serie C l'Aquila? Sì, poi c'è stato il fallimento, come è successo a Teramo. Però, ma è successo a tutti il fallimento. È successo a Chieri, infatti, è successo a Teramo, è successo a Pescara. Poi però si è ripartito dall'eccellenza. Quindi, a Lanciano, tutti sono partiti da un fallimento. Quindi, cioè, mi sembra di pensare che siccome c'è stato il terremoto l'Aquila fa calcio. Non è così. L'Aquila faceva calcio prima e faceva calcio in Lega Pro. Perché ha fatto la C1, ha fatto la C2, addirittura ha fatto la B negli anni storici. Ha fatto la B nel 34-35. Ancora, prossimi messaggi, andiamoli a leggere. Eccoli qui, eccoli che arrivano. Dopo la debacle di oggi? Non era meglio tenere Natali? Ah, noteresco. Sì, dopo Capodanno. Dopo Capodanno. Vabbè, la risposta. Vabbè, andiamo avanti. Questa è la risposta di Mario D'Alessandro. Due considerazioni. Sapevamo di fare questa categoria da gennaio e chi abbiamo preso come portiere? Yashin e? Tomaszewski. Seconda cosa, Vivarini, perché continua a fare cambi sistematici come se si stesse giocando a basket? Ciao a tutti. Ah, c'è un po', adesso capisco, c'è un po' di ironia sul discorso di Yashin e Tomaszewski. Okay. Torna il ritornello di Vivarini del cambio, però Marco ci ha spiegato prima che non è un cambio. Cambi sistematici, non ho capito. Cioè, sono tre cambi, però. Andiamo avanti. Prossimi messaggi. Come dice Cifaldi, la tradizione e cultura all'Aquila c'è, ma l'ex dirigente D'Alessandro non ricorda il 3 ottobre 1936 quando l'Aquila era in B e che successe a Contigliano. L'abbiamo ricordato, era sì, io ho detto erroneamente 34-35, invece la stagione era. Stiamo facendo delle polemiche che non servono a niente, comunque, dai. Io ho detto una cosa, ma non c'è niente detto queste cose, comunque, vabbè. Andiamo avanti. Buonasera, ma per Rotta che ci sta a fare nel Teramo? Se è più lento di una lumaca, se è più lento di una lumaca? Facciamo allenare per farlo diventare. Per Rotta abbiamo risposto prima, quindi. Da un presidente di una squadra terza in classifica non si possono ammettere certi sfoghi. Fermatelo. Fermatelo, è bellissima questa immagine. Immagino la scena di Marco D'Antonis che va a rispondere e ferma Campitelli, no? Scivola. No, era da tutt'altra parte. Era da tutt'altra parte. Come la stampa, d'altronde. Come la stampa. Devo dire che per una volta non è colpa di Teleponte perché noi non abbiamo riportato ieri questa notizia. Perché lo dico onestamente, non c'è stata segnalata. No, è colpa, insomma, poi ognuno fa il suo lavoro, ci mancherebbe, ognuno può. Vabbè, che se fosse stato Teleponte, diceva Teleponte che rema contro. No, la notizia l'abbiamo letta sui giornali, l'abbiamo riportata oggi, ovviamente. Un applauso ai ragazzi di Teramo Sezza per la bellissima iniziativa della raccolta fondi per la Liguria. Assolutamente sì, il calcio diventa un veicolo importante in questi casi. Fermiamoci, basta messaggi, altrimenti arriviamo alle 9 solo con i messaggi. Stop. Vediamo questi due servizi di Lega Pro e poi ci andiamo in Serie D. Appunto, i servizi Lucchese Ascoli 02 di Marco Amabili e Ancona Pistoiese 00 di Andrea Fiano. Sotto gli occhi del presidente Francesco Bellini e della signora Marisa Ascoli, impegnato allo stadio Porta Elisa di Lucca per la nona giornata del girone B di Lega Pro, mister Petrone deve fare a meno dello squalificato Mori, al suo posto Pelagatti, e dell'infortunato Perez, sostituito da Altinier. La Lucchese è reduce da 3 sconfitte consecutive, momento delicato per l'11 di mister Pagliuca. In avvio c'è questo cross di Vittiglio, sporca il pallone in corner, a De. Al settimo, Ascoli subito in vantaggio, corner di Berrettoni, il pallone arriva a Mengoni che sotto misura con la pancia deposita in rete, primo gol in campionato per il 31enne difensore ex Benevento. Rivediamo il corner del capitano, pessima l'uscita di Casapieri e Mengoni, da lì non può sbagliare. Ancora Berrettoni dentro per Altinier che non ci arriva per un soffio, ancora una volta discutibile l'uscita di Casapieri. Sul fronte opposto Calcagni scambia con Vittiglio, parte un traversone, Lanni in qualche modo riesce a smanacciare. Nolè, traversone della sinistra, inzuccata di Boilini che non inquadra lo specchio della porta. Si fa vedere l'Ascoli, Pirrone, sventola tremenda, vola stavolta bene Casapieri, ancora un angolo per i bianconeri. Il numero 11 Ferrante, il tocco per Santini, occhio a lui, destro secco che sfiora la traversa, grande chance per il pareggio per la Lucchese. Poi nel primo minuto di recupero della prima frazione, girata di testa di Boilini che poi verrà sostituito nell'intervallo, ma nulla di fatto. Nella ripresa la Lucchese prova ad agguantare il pareggio e la grande chance arriva al 48esimo con Santini che si invola verso Lanni, non tira, serve male, Biasci, si dispera il numero 9 della Lucchese. Furenti i tifosi toscani, calcio di punizione di Ferrante, ancora Santini col destro, prima Pelagatti e poi Lanni fanno muro. Ottima la prestazione del numero 6 bianconero, Adde in contropiede, parte un destro potentissimo
che però si impenna sulla traversa. Ancora un angolo di Berrettoni, rischia l'autorete De Iori, il numero 3 della Lucchese. Chiricò col sinistro al 64esimo, respinge Casapieri, poi Pirrone dentro per Mengoni, piattone sinistro ed è 2-0. Incredibile doppietta del difensore centrale del Picchio, festeggiato da Bangalle e Pelagatti. E l'Ascoli si porta sul 2-0. Cinica la squadra di mister Petrone. Perfetto l'assist di Pirrone. E Mengoni dall'area piccola infila Casapieri, espulso Pagliuca per proteste. Fumantino come al solito il tecnico rossonero. Ascoli sul velluto, Berrettoni col sinistro. Palla di poco a lato, sul fronte opposto. Ci prova col destro Santini, non buona la sua prestazione. Lanni senza problemi. L'ultima chance per De Geri. Ancora un tiro da fuori che non c'entra lo specchio. Si fa vedere in contropiede anche Chiricò, sinistro a giro che sfiora il palo. Finisce la contesa con il risultato di 2-0 a favore del Picchio, che sale a quota 16 punti in classifica in vista del match interno contro il Gubbio. Zero gol e un punto a testa, Ancona e Pistoiese decidono che può andare bene così. Lo 0-0 al Conero nel match della domenica mattina soddisfa le due contendenti. La classifica si muove con buona pace di chi sperava di vedere un bello spettacolo. In effetti le emozioni ci sono state nel primo tempo e nel finale del secondo, ma la ripresa è stata pessima, noia pura. Lucarelli ha studiato bene Cornacchini, si presenta con un 3-4-1-2. Tripoli e Falserano iniziano da indiavolati e mandano in tilt la difesa dorica. Al terzo, Tripoli si presenta tutto solo davanti al fermato a Prea e incredibilmente calcia a lato sprecando un'occasione colossale. Un minuto più tardi Mungo sotto misura devia, ma Prea è reattivo e respinge la minaccia. Sembra un inferno per l'Ancona che invece regge e scavalla il primo quarto d'ora. Si risistema passando dal 4-4-2 al 4-2-3-1. Al 19esimo Bondi pennella, Morbidelli impatta colpo sicuro ma Pazzaglia è provvidenziale a buttare il pallone sul palo e sventare il pericolo. Adesso però i dorici ci sono. Corre il 24esimo quando Di Ceglie recupera il possesso, palla che arriva a Tulli che di prima fallisce un rigore in movimento calciando addosso a Pazzagli. In parità le chance sciupate, così come il risultato con cui si rientra negli spogliatoi. Poi sarà l'ora, il caldo, l'umidità, quello che volete, ma nel secondo tempo i ritmi si abbassano a tal punto da provocare sbadigli ai 1700 allo stadio. Dopo tre minuti ci prova Bondi con un sinistro dal limite deviato di poco sopra la traversa. Poi più nulla, Cornacchini perde Paponi per infortunio muscolare all'adduttore della coscia sinistra e con lui anche il peso dell'attacco. Tavares si fa vedere solo con un debole destro da fuori. Così nel finale rimette fuori il naso la Pistoiese che va vicina al blitz. È il primo minuto di recupero quando Frascatore soffia palla a Pizzi e calcia di destro. C'è la respinta di Aprea, poi Koulibaly prova a piazzare sul palo lontano, ma il numero 1 biancorosso è ancora attento e si allunga sulla sua sinistra. Poi non c'è più tempo, l'Ancona si accontenta e inizia a pensare alle prossime due trasferte consecutive contro San Marino e Tutto Cuoio. Rientriamo in studio, allora due cose importanti. Mi scuso con un telespettatore che mi ha fatto notare, dice guardate che la notizia della strigliata di Campitelli l'ho sentita anche su Teleponte, ha ragione perché questa mattina l'abbiamo riportata ovviamente insieme a Gustavo Bruno. Io intendevo dire che non è partita per una volta da Teleponte, ci è stato segnalato da alcuni colleghi e da un addetto alla sicurezza dello stadio. Chiusa lì, non è un caso, non è successo nulla, insomma, Marco ha raccontato com'è andata e come ha detto Cifaldi ci può stare con Prendente, si faccia sentire, ma non è successo nulla. Seconda cosa, Marco, si gioca a Pistoia alle 14.30, probabilmente ci stanno arrivando problema, tanti messaggi, sì, che ci c'è dicono un problema di sistema dovuto al fatto che tra una settimana c'è il passaggio all'ora legale. Perfetto. Credo, no? Giusto? Sì. Quindi di conseguenza vedo che tutti gli orari sono un po' sfalsati con un'ora si avanti. Torna, sì. In realtà alle 14.30 si gioca a Pistoia e poi alle 17 si giocherà in casa con la propria Cenza e ovviamente alle 11 si giocherà di domenica a San Marino, quindi non tutto regolare, orari, assolutamente no. Vedete i telespettatori quanto sono attenti, ma fanno cosa. Bene, poi ci se fa riusciamo piacere, a ci fa dare piacere. Delle risposte ancora meglio, insomma. Assolutamente, andiamo a leggere prossimi tanti messaggi, io direi rapidamente leggiamone, Andrea, facciamo così, leggiamone 15, poi togliamo cortesemente il numero perché sono tantissimi e poi scendiamo in Serie D, vai. Nelle partite casalinghe un centrocampo in balia di se stesso che troppo spesso decide con un attimo di ritardo se fare filtro con la difesa o sostenere le punte. Se Vivarini riesce a correggerlo potremmo vivere emozioni inaspettate, Buonaiuto e Lulli vanno impiegati di più. Ho fatto un'analisi con sotto telespettatore sul suo, mi piace quelle emozioni inaspettate, è vero? Andiamo avanti, grazie per questa analisi.
Secondo voi il Teramo può vincere il campionato? Se mi rispondete in maniera sintetica vi faccio rispondere, sì o no? Cifaldi? Come si fa a dirlo? Quella è un'opinione. C'è qualcuno che scommette che il Teramo lo può vincere, Mario? No, scommettere no. Il Teramo speriamo quantomeno che possa arrivare ai playoff. Poi ricordiamo dalla seconda e terza sicuramente e poi le due migliori quarte dei tre gironi. Sicuramente sempre più complessi. Non c'è un campionato che ha lo stesso regolamento di un altro. Di Filippo? Penso sicuramente lotterà fino alla fine sul vertice della classifica. Quindi starà, sì, penso che rimanga lì. Ovviamente dire vincere il campionato oggi a... insomma, 9 giorni è troppo poco. Sì. Ma come diceva il mister Ivarini anche qualche settimana fa, credo lunedì da Andrea. Bisognerà vedere dove ci si troverà a marzo-aprile, no? Quindi da lì poi in base a quello si faranno gli obiettivi. Fermo restando che chi deve vincere il campionato non sono Ascoli o Pisa o tutto al più Grosseto, che ha fatto oggi un grande colpo e che si è rinforzato tantissimo con giocatori che fino a un paio d'anni fa erano in Serie A. Quindi questo Grosseto alle spalle ha un presidente molto facoltoso, importante. È famoso, no? Quindi, certo. Quindi c'è tutto questo. Andiamo avanti con i messaggi, eccoli che arrivano. Il Teramo meritava la vittoria. Partita di... Ok, andiamo avanti, questa è un'altra analisi. Perna delusione continua. E poi ancora, vai. Parte dell'Aquila, credo. Dell'Aquila, sì. Una domanda al dirigente del San Nicolò, ma un attaccante che la mette dentro, no? Prendiamo un attaccante che la mette dentro? Questo vuole chiedere. Torno a quello che ho detto prima, a costo di essere stucchevole. Il lavoro che fanno in campo i miei, cioè se voi guardate ad esempio quello che fa Tarquini in campo, fa chilometri su chilometri, gioca spesso e volentieri spalle alla porta perché questo è il gioco, no? La punta centrale con i tre dietro, è quello che gli si chiede. Quindi io oggi sono sereno perché grazie anche a Tarquini, non solo a lui, andiamo in porta tante volte. Ovviamente, ecco, di qui a dire se la mettessero dentro di più, sì, devo amaramente accettare i commenti che arrivano. Sì, effettivamente la dovremmo mettere più spesso in porta, ma secondo me manca quel briciolo di cattiveria che può essere sbloccato da un episodio. I campionati spesso, no? Le dinamiche di gioco spesso vengono sbloccati da due partite che ti dice bene. Ad esempio, stavamo commentando prima le partite no del Teramo, sono state quel paio di partite no, e viceversa, se becchi le due domeniche che, insomma, anche Tarquini o chi per lui che sta là davanti, Cremona o chi per lui, avresti, ecco, adesso quindi, avresti 14 punti, si gira, punti la mette sotto l'incrocio dei pali e sicuramente staremo a parlare di tutt'altro. Come però staremo... fanno anche la fortuna di Iaboni, l'anno scorso il lavoro di Tarquini faceva la fortuna di Iaboni, che ha fatto 25-26 gol, sì, in eccellenza, quindi da trequartista. Sì, ovviamente adesso... C'è il salto di categoria. Sì, un salto di categoria però strano, perché non è un semplice salto di categoria. È quasi un doppio. Bravo, esatto. Sì. E questo vale anche per il Teramo, ovviamente. Messaggi, ancora messaggi. Andiamo rapidamente a leggerli. Continuo a pensare che questa categoria sia molto equilibrata. Non ci sono ammazza campionato, ma a volte vedere certe partite è imbarazzante. Buonasera, Tony. È quello che diceva in apertura Mario D'Alessandro, no? C'è grandissimo equilibrio. Ancora... rapidamente poi andiamo a vedere le partite del San Nicolò. Vai. Questo è il mio messaggio mandato un mese fa. Grande momento di La Padula, ma la vera sorpresa sarà Donnarumma. Forza diavolo, vai così presidente. E già. Complimenti insomma per questo messaggio mandato un mese fa. E ancora andiamo avanti. Tonti non si tocca, da sicurezza al reparto e sicuro tra i pali nelle uscite. Campitelli sei unico. Vedete, c'è questo telespettatore che vede meglio Tonti magari rispetto a Serraiocco. Campitelli sei unico. Ancora andiamo avanti. Prima del calcio all'Aquila c'era il rugby, dei vecchi scudetti vinti in Serie A. Perciò i tifosi dell'Aquila andavano a vedere il rugby, non l'Aquila calcio. Sicuramente di grande tradizione il rugby. E ancora? Forza San Nicolò, abbiamo una grande squadra e una grande società. Domenica tutti a Chieti a provare a strappare i tre punti. MG? Cuore bianco-azzurro. E ancora, andiamo avanti. Domenica, bella partita quella di Chieti. Noi ci saremo per Chieti San Nicolò. E ancora, andiamo avanti. Questa squadra ha un ottimo telaio e un bravo mister. Avanti a tutta, Valentino. Buonasera. Io non so se si riferisce al Teramo, al San Nicolò o a quale squadra. Però la possiamo estendere volendo a tutte e due. E ancora grazie, Valentino. Domenica a Pistoia, ore 15.30 e non 14.30. Qui abbiamo risposto, 14.30. 14.30, confermiamo. Sì. Cambia l'orario, quindi spostiamo le lancette. Che mi dite del Sulmona a 0 punti? In eccellenza posso essere... brutale, posso rispondere io questa volta, che forse sul Mona questo campionato, se fossero state rispettate le regole, neanche l'avrebbe potuto affrontare.
Ci fermiamo qui con i messaggi. Andiamo in Serie D? Sì, andiamo a vedere appunto il servizio del San Nicolò Maceratese, appunto 0-1, il servizio di Francesco Graduato con le riprese della Publivideo. Tanti applausi, ma nessun punto. Il San Nicolò rimedia la seconda beffa consecutiva dopo quella incassata nei minuti finali di Pesaro. Nel big match della settima giornata, i biancazzurri di mister Epifani cadono immeritatamente al cospetto della capolista maceratese, marchigiani che incassano con cinismo 3 punti di platino che valgono la fuga sulla seconda in classifica, partita che si decide in avvio. La partenza della maceratese, infatti, è al fulmicotone. I biancorossi ci provano già dopo 20 secondi, la battuta da lontano di D'Antoni viene respinta in tuffo da Di Gifico. Un minuto più tardi ecco il gol. L'azione nasce da una gran discesa sulla destra di De Grazia. L'esterno si beve mezza difesa del San Nicolò, cross al centro per D'Antoni che anticipa tutti depositando in fondo al sacco. L'attaccante ex Giulianova segna così il suo terzo gol stagionale, 0-1. La reazione di casa comunque non si fa attendere. I biancazzurri infatti cingono d'assedio l'area della maceratese. Al nono, su un cross dalla destra, la torre di Tarquini favorisce il diagonale di Iaboni. Il tiro dell'ex Trivento finisce fuori di un soffio. All'undicesimo invece ci prova Tarquini. Sull'imbeccata di Mozzoni, la punta sannicolese gira verso la porta, ma Moscatelli si supera deviando in corner. Sul susseguente angolo, sempre Moscatelli sugli scudi. Il portiere disinnesca il tiro praticamente a botta sicura di Stivaletta. Al 28esimo, splendida azione in linea del San Nicolò. Sul cross dal fondo di Bisegna, Chiacchiarelli non trova l'impatto giusto con il pallone. Al 37esimo, azione dubbia in area maceratese. Su un cross dalla destra, Bisegna prova la battuta volante verso la porta di Moscatelli. La palla arriva dalle parti di Iaboni che tocca in rete di testa. Il guardalinee però ferma tutto, ravvisando una posizione di fuorigioco millimetrica. Il replay non fuga i dubbi. Al momento del tiro di Bisegna, Iaboni sembra essere in linea con la difesa biancorossa. Scampato il pericolo, la maceratese si rifà rivedere dalle parti di Di Gifico con questa battuta di Ferri Marini, chiusa provvidenzialmente in angolo dalla difesa del San Nicolò. Il primo tempo si chiude poi con il tiro dalla distanza di Stivaletta, tiro che fa nuovamente la barba al palo della porta maceratese. Si va all'intervallo con la maceratese avanti di un gol, ma con il San Nicolò che incassa gli applausi dei propri tifosi. La ripresa poi è meno spettacolare e molto più nervosa, le ammonizioni iniziano a fioccare. Tra il sesto e l'undicesimo le due squadre restano infatti in 10. A finire negli spogliatoi, entrambi per doppia ammonizione, sono prima il sannicolese Boci e poi il marchigiano Cordoba. Le squadre quindi restano 10 contro 10. La maceratese, forte del vantaggio, prova a pungere soltanto su palle inattive o su tiri da distanza siderale. Al 25esimo croce su punizione calcio al lato. Al 27esimo invece il tiro di De Grazia viene bloccato in 2 tempi da Di Gifico. I padroni di casa, dal canto loro, vanno all'assalto alla ricerca di un pari che sarebbe strameritato. Al 33esimo ci prova Paris, ma il suo tiro finisce sul fondo. L'ultimo sussulto arriva poi in pieno recupero. Su un cross innocuo dalla fascia destra, Cervigni tocca la palla con il braccio, impedendo che la stessa arrivi tra i piedi di Paris. L'arbitro lascia correre. Finisce così 0-1 tra le vibranti proteste del San Nicolò. Mister, dopo quella di Pesaro è arrivata un'altra beffa per il suo San Nicolò. Dopo di Pesaro, dopo gli ultimi 3 minuti di Pesaro è tornata di nuovo una grande beffa, perché penso che abbiamo incontrato la prima in classifica. Ma credo che abbiamo dimostrato ampiamente di essere superiori sotto tutti i punti di vista, sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto dell'intensità del gioco. Abbiamo pagato i primi 3 minuti iniziali dove abbiamo preso un gol molto che non dobbiamo prendere assolutamente, però poi la squadra ha fatto veramente delle grandissime cose, ha creato tantissime palle gol, ci hanno annullato un gol, non ci hanno dato un rigore, quindi credo che c'è stato un po' tutto oggi, credo che dispiace perché abbiamo perso una partita incredibile, però sono contento della squadra, quello che fa in campo, e credo che siccome sono da tanti anni in mezzo a questo giochettino, credo che se tu continui a fare questo prima o poi vieni pagato, e credo che in questo momento della San Nicolò manca solamente il gol. Presidente, vittoria di platino per la sua maceratese quest'oggi sul campo di un bel San Nicolò. Sì, ho fatto i complimenti al mister, l'avevo già visto il San Nicolò con il Matelica e devo dire che ho visto una bellissima squadra, quasi speculare alla nostra, è molto corta, giocano molto bene, l'asse 3-7, non ricordo i nomi, ma davvero una bella realtà. Oggi è stata una giornata bella e fortunata perché potevamo pareggiarla, e complimenti a loro per come giocano, perché delle realtà che abbiamo visto probabilmente questa è una delle migliori. Mario D'Alessandro, un punto sicuramente perso per il San Nicolò, potremmo dire anche di più, perché praticamente la partita l'ha fatta il San Nicolò, poi sentiamo Ercole, ma
in pratica lui ha già analizzato, vorrei sentire anche il vostro giudizio da esterni, no? Sì, sì, ha perfettamente ragione. Adesso le immagini ci confortano su quello che ha anticipato il team manager. Sicuramente un punto avrebbe dato maggior risalto a questa partita. Il San Nicolò non ha assolutamente demeritato, però nel calcio gli episodi fanno la differenza. In quel caso un errore difensivo. Lasciamo la classifica intanto. Un errore difensivo ha concesso il gol dell'1-0 e poi rimontare contro una squadra forte comunque come la Maceratese ha fatto fatica. Però il San Nicolò è un'ottima squadra, gioca bene, ha delle ottime individualità, quindi anche, non è un caso, lo rapporterei al discorso che abbiamo fatto prima con il Teramo. Cioè sono due realtà che comunque stanno facendo bene nei rispettivi campionati e sicuramente arriveranno fino in fondo. Purtroppo qui c'è il discorso legato, Ercole, a dei playoff che non servono a nulla, lo possiamo dire, no? Sì. Fino a quando non verrà risistemato questo regolamento, sì, perché... Sì. Parlavi appunto prima, ci sono ogni praticamente anche i gironi magari, tra un po' anche i gironi saranno differenziati sulla nei regolamenti. Sulla Serie D proprio veramente... Sì. Fare i playoff. Sì, sì, un dato rimarrà agli annali, magari dei dati statistici, però effettivamente giocare un campionato adesso senza svelare velleità oppure meno che dare... non si arriva ai playoff nazionali a vincere i playoff nazionali, lì forse hai una chance. Però sai benissimo che la strada è lunga per arrivare là. A parte è difficile già il campionato che stai disputando. Certo. Perché se tu togli la prima casella, cioè inserirsi poi a quella casella diventa l'unica certezza è il primo posto, per il resto poi... Non so se vi può consolare quello che diceva Cifaldi durante il servizio, dice comunque non mi preoccuperei perché una squadra che mette sotto la capolista, giusto Cifaldi, sì, è una squadra che raccoglie... Sì, beh, guarda, è quello che ho detto insomma all'inizio, cioè mi preoccuperei se non arrivassimo alla porta, non arrivassimo, che poi arriviamo non a caso, arriviamo sviluppando un gioco ben preciso che viene provato durante la settimana. Sulle palle ferme si fanno ore e ore di allenamenti, sia le passive che le attive, insomma c'è un lavoro meticoloso dell'allenatore, di tutto lo staff, e quindi il gioco del San Nicolò viene fuori da precise idee impartite dal settore tecnico alla squadra. Poi abbiamo veramente degli ottimi interpreti che mettono in campo, ecco, poi ovviamente capita anche, no, il caso la sbavatura, capita il caso singolo che magari, ecco, in questo periodo ti penalizza, torno alle parole, ecco, iniziali, però siamo felici, perché io mi preoccuperei se contro il Campobasso mi sarei preoccupato se non avessimo creato nemmeno una palla gol, allora dici no, vabbè, allora c'è qualche problema, dobbiamo rivedere qualche cosa, no? Giustamente, no? È un discorso che fa valutazioni tecniche le vai a fare. Così facendo penso che ci siano delle buone premesse per le giornate future, insomma. Io voglio un commento da Marco De Antonis e Rinaldo Cifaldi. Stiamo rivedendo le immagini, qui l'assedio del San Nicolò. Voglio il commento sul gol che il San Nicolò ha messo a segno, ma che il direttore di gara, anzi credo su segnalazione del suo collaboratore, ha annullato. Sentiamo anche Mario, tra poco lo vedremo. Qui una serie di azioni importanti, oggettivamente bravo il portiere, imprecisa un po' la formazione sanicolese. Andiamo naturalmente a vedere tra pochi istanti. Qui davvero non so come abbiano fatto a buttare la palla fuori, perché sembrava un gol già fatto praticamente. Vedo che tutte le occasioni vengono create, la maggior parte dal settore mancino. Dal settore mancino, è vero. Dove spinge molto Mozzoni, insomma. Dalla stessa parte. Allora, stiamo vedendo questo qui, eccolo qui. Qui l'arbitro annulla. Cifaldi, De Antonis, Alessandro. Secondo me è regolare. È regolare? Secondo me sì. Marco? Secondo me è difficile stabilirlo vista la prospettiva. Qui c'è il fermo immagine. Se ci fermiamo qui sembrerebbe regolare, da qui. Da qui guardando dalla parte tra di guardalinea. Il piede destro del difensore. Se noi guardiamo, il difensore è fermo e invece l'attaccante è in movimento. Vuol dire l'attaccante viene da dietro. Certo, però qui siamo fermi. Sì, che sennò partirebbe da fuori campo. Però da queste immagini non può... Però è difficile dalla prospettiva, secondo me, anche se da qui sembrerebbe regolare. Però cioè, dove il guardalinea è molto più complesso, molto più semplice da guardalinea. Però possiamo dire, diciamo che arbitro e guardalinea non erano proprio d'accordo, no, su infatti, perché annullare questo gol. Infatti subito, perché poi c'è stato l'intervallo, quindi sotto il tunnel abbiamo chiesto spiegazioni, quantomeno spiegare cosa è successo, perché poi non se ne viene a capo, no? Il guardalinea ha dei giocatori, ha raccontato che ha sventolato il fuorigioco di Bisegna, che mette, non c'era, che assolutamente, ce l'avete visto tutti.
E addirittura l'arbitro ha detto che, insomma, chi colpiva di testa, poi tra l'altro invito a rivedere le immagini, colpisce di testa in porta praticamente, dentro la porta, oltre al fatto che parte da Iero, secondo anche... Vabbè, sì, la logica sarebbe quella, no? Guardate, anche tra di loro non c'è stata molta chiarezza. Si colpisce, sì, la palla è dentro, mente, dentro... Beh, insomma, adesso... Ti arriva, certo, difficile, oggettivamente. Comunque... Tarquini, non... Volevo dire anche una cosa. Tiro di bisegno. Ho fatto il campionato di Serie D, ne ho fatti 11, non mi ricordo, 10-11 campionati di Serie D, quindi un campionato che conosco benissimo, soprattutto il girone F. Purtroppo c'è un po' di sudditanza... Verso alcune squadre. Verso alcune squadre. Cioè, nel senso, San Nicolò, che è una piccola realtà, io l'ho vissuto a Morrodoro la stessa cosa, quando eravamo a Morrodoro. Una piccola realtà, quando ti scontri con le grandi realtà, è sempre vista in maniera un pochettino diversa. E qui le grandi realtà sono Maceratese, San Benedettese. È un campionato nazionale. Campo basso. È campo basso. Sì, quindi un po' questa situazione, secondo me, anche se poi non è che è voluta, cioè è una cosa che viene fuori magari anche a livello inconscio, però l'arbitro, quando deve valutare una squadra che magari è famosa, è conosciuta, una città importante, contro una città che magari neanche sa dove si trova, perché è una frazione di Teramo, è chiaro che... Qualcosa scatta, purtroppo qualcosa scatta. Oggi, a vedere la terna in campo, effettivamente qualcosa viene da pensare. Non voglio... Non parlo di malafede, sia ben chiaro. No, infatti io succede anche in Serie A quando... Sono allineato con il tuo pensiero, mister. Però almeno ad avere una versione concorde, però però farà bravissimo, bravissimo. E allora, il prossimo avversario di San Nicolò sarà il Chieti, abbiamo parlato del campo basso. A questo altri abruzzesi, dai, due andiamo servizi. A vedere appunto i servizi Campobasso Chieti, che è finita 2-2, e il Celano contro la Recanatese 1-3, il servizio di Luca Di Giampietro. Pareggio 2-2 che sta di beffa per un Chieti bello e sprecone nell'anticipo al Selvapiana. I neroverdi sono superiori ai molisani in lungo e in largo per 90 minuti. Irriconoscibile a tratti la formazione del Campobasso schierata nell'inconsueta casacca grigia. I teatini rompono subito gli argini dopo appena 2 minuti. Vano da calcio d'angolo fa valere tutta la sua fisicità e porta in vantaggio i suoi con un preciso colpo di testa. I lupi accusano il colpo e stentano a riorganizzarsi. Solo al quarto d'ora Miani si libera bene ma stampa la palla sulla traversa. Il Chieti è superiore tecnicamente sul campo, i padroni di casa soffrono sulle corsie esterne. Del Grosso sfonda a destra e mette il traversone sulla testa di Esposito. Per l'ex di turno, avvitamento e palla all'incrocio dove Conti non può arrivare. 0-2 alla mezz'ora e sul Selvapiana cala il gelo. I lupi si rivedono poco dopo dalle parti di schiena di Gennaro, chiede lo scambio rapido con Miani. Conclusione imprecisa. La partita si riaccende improvvisamente al minuto 42. Intervento scomposto di schiena in area su Todino per cavallino di Parma e calcio di rigore. Miani non dà scampo al portiere ospite e riapre la gara prima del tè caldo negli spogliatoi. I lupi ballano in difesa anche ad inizio ripresa, abruzzesi organizzati e in palla sotto la direzione di Orlando ed Esposito. Prinari spinge sulla corsia di destra e giunge sul fondo. Minadeo e compagni sventano la minaccia a fatica. Farina preferisce sostituire Marinucci Palermo con il più fresco Fazio in mediana. I molisani si rivedono dalle parti di schiena al nono, conclusione centrale da buona posizione. Ma l'arrembaggio appare un fuoco di paglia e il Chieti morde sulle ripartenze sugli esterni. Show di Esposito in area sotto la curva nord. L'uscita di Conti è provvidenziale. I lupi arrancano meno di un minuto dopo da una nuova intuizione del folletto di San Martino. Nicolai consegna un rigore sacrosanto ai neroverdi. Sul dischetto vitale fallisce il colpo del KO, la forte conclusione smorzata dal portiere di casa. L'estremo Conti è in giornata di grazia e salva ancora i suoi dalla capitolazione al 14°. Orlando è imprendibile per tutti, tranne che per l'estremo difensore in maglia arancione. Gli esterni rosso-blu continuano a fare acqua. Dragone lascia il campo per Di Gioacchino. Il campo basso è lungo e i reparti scollegati. Gli avversari di Mister Ronci arrivano sempre primi sulla sfera e si infilano nelle maglie di casa a piacimento. L'ultima carta da giocare per Farina è l'ingresso della terza punta Vitelli per Pani, un centrocampista, al minuto 28.
35esimo Todino su calcio piazzato dai 20 metri, alza troppo la traiettoria, palla in curva. La squadra è sterile e poco aggressiva. Corvino nel Chieti prende il posto dell'ottimo Vano calato alla distanza. Esposito si sposta al centro dell'attacco. Il nuovo entrato si infila in area e costringe la difesa dell'11 in maglia grigia a rifugiarsi in angolo. Lampo di Miani, un giro di lancette dopo, Schina è reattivo e nega al centravanti molisano il possibile pareggio a pochi passi dalla porta. Su capovolgimento di fronte provvidenziale, il solito Conti in uscita dopo l'ennesimo regalo difensivo a Esposito e compagni. Il Chieti ha il torto di fallire a ripetizione il match point. Corvino spedisce alle stelle il 3-1 su un'azione di contropiede tutta a favore degli ospiti al 90esimo. Per il Campobasso è una sofferenza continua, squadra completamente in balia dei teatini nella propria metà campo. Al secondo minuto di recupero succede però quello che non ti aspetti. Di Gennaro riporta il risultato in parità, spizzata dell'attaccante su verticalizzazione di Fazio. Schina sbaglia l'uscita e la palla gonfia la rete. Per il Chieti le mani nei capelli, a pochi secondi dal traguardo, un pareggio che premia oltre i propri meriti la formazione di Farina. Conti assolutamente il migliore sul rettangolo verde del Selvapiana. Partita di quelle che ti cambia l'intera stagione oggi a Celano, dove al cospetto dei marsicani c'è la recanatese di Amaulo che precede i biancazzurri di appena due lunghezze d'obbligo, i tre punti per Marfia e compagni, almeno se si vuole cambiare compagnia in graduatoria. La partita è tattica e il caldo non aiuta lo spirito e iniziativa almeno fino al quarto d'ora, poi sarà tutta un'altra storia. 16esimo, contropiede Marolda, nessuno lo raggiunge e Amabile non può nulla. Sotto di uno il Celano si scuote e dopo pochi secondi quasi non trova il pari con un'azione tambureggiante. Botta Mercogliano, miracolo Verdicchio, Suleman Murato, Simeoni carica alto e sono rimpianti. 27esimo, Amabile è incerto, l'arbitro generoso, e così Galli si ritrova con un cadeau dagli 11 metri che trasforma egli stesso. Partita tutta in salita ora per i biancazzurri, che però al 40esimo trovano l'occasione per riaprire il match. Fallo di Candidi su Luzzi è rigore. Sul dischetto però Marfia non è letale. La recanatese ringrazia e riparte al primo della ripresa quando Traini tira di giustezza ma non trova lo specchio della porta. Terzo, Calabrese disegna una traiettoria da Eurogol, ma purtroppo per il Celano è Euro fuori di pochissimo. Partita che sale di tono e Marolda al quarto, tutto solo, sbaglia l'impossibile calciando al lato. Al settimo poi piove sul bagnato per il Celano che rimane in 10 per un severo rosso diretto a scapito di Mercogliano. Ma i castellani non demordono e al 18esimo con il neo entrato Sambu trovano una traiettoria magica. 1-2, trama sempre più appassionante. Al 22esimo Narducci però prova a scrivere la parola fine, ma Amabile la cancella. 27esimo, botta di Giulio, vola Amabile e devia sopra il 7. 28esimo, sale in cattedra il direttore di gara che punta Calabrese lasciando il Celano in 9. Doppia inferiorità numerica marsicana e biancazzurri ora alla disperata. Rischio contropiede quindi che si palesa prima al 34esimo, quando però Marolda non è affatto cinico e deposita sulla parte esterna del palo, e poi al 90esimo quando lo stesso Marolda invece non perdona ponendo il sigillo ad un tris che lascia i marsicani in brutte acque e di contro apre nuove prospettive per i marchigiani. E insomma, sconfitta per il Celano, ma diceva bene Mario Alessandro, Recanatese ha giocatori diversi, no? Già lì davanti ci sono giocatori assolutamente di peso e li abbiamo visti. Ha un ottimo allenatore. Ha un ottimo allenatore, come Mauro. Mi dicono che stiamo cominciando a scaricare il servizio dell'Aquila, ma dubito che riusciremo a mandarvelo durante la trasmissione, altrimenti vi rimando domani mattina prima di tutto. Purtroppo le immagini arrivano nel centrale della Lega, ma la partita riconosco che è finita alle 19.50. Siamo in chiusura, abbiamo gli ultimi minuti. Cifaldi, dal Celano non si poteva pretendere troppo oggi. Amici, ah,
Ci sono le immagini, quindi blocco i vostri, blocco i vostri commenti. Andiamoci a vedere le immagini, le vediamo insieme perché io le vedo con voi per la prima volta. Di Reggiana L'Aquila, la Reggiana L'Aquila, mi hanno detto, sì, quella in maglia bianca, credo però. Dovrebbe essere la squadra in maglia bianca ed è proprio L'Aquila che passa in vantaggio all'ottavo minuto con San Domenico. Stiamo per vedere, eccolo qui, L'Aquila in maglia bianca, San Domenico va in gol. Questa, Marco, è la terza o la terza rete? Terzo gol consecutivo di San Domenico. Da quando è arrivato Zavettieri ha sempre firmato il cartellino San Domenico. Complimenti, ottavo minuto. Qui ci prova la formazione di casa con Bruccini, Mirko Bruccini al sedicesimo, al dodicesimo. Poi siamo ancora al sedicesimo e L'Aquila che si fa vedere con Maccarone, ancora L'Aquila. Sulla conseguente calcio d'angolo, vedete molte volte in questi highlights della Lega inseriscono anche delle immagini non proprio esaltanti. Qui c'era un gol dell'Aquila, ma il gol è stato annullato per posizione di offside. Era ancora San Domenico che era andato in gol. Poi andiamo a vedere al 27esimo minuto la formazione della Reggiana, si fa rivedere dalle parti dell'Aquila, nulla di fatto, però non si concretizza questa azione. Conclusione da parte di Del Pinto, respinge il portiere Feola e ancora la Reggiana, questa volta con Tremolada, va alla conclusione. Ci mette una pezza Zandrini. Ancora formazione aquilana pericolosa in contropiede sulla zona destra del campo. La conclusione che viene parata a terra dal portiere Feola. E la Reggiana in questo frangente al 41esimo con Siega, Nicolas Siega non riesce a trovare lo specchio della porta. Questa poteva essere invece una buona occasione. E dovremmo essere arrivati all'ultima occasione del primo tempo con questo colpo di testa del numero 9 Ruopolo della Reggiana. Ancora formazione della Reggiana, qui il portiere però dell'Aquila Zandrini blocca il pallone. Finisce qui. Siamo passati, infatti. Questo è il gol, siamo passati al secondo tempo. Eccolo qui, punizione perfetta di Bruccini, responsabilità del portiere. Che dite? Beh, insomma, qualche dubbio c'è, no? Non Mario? È il suo palo, però. Non è il suo palo, però sembra essere partito con un po' di ritardo. Qui ancora formazione della Reggiana pericolosa con questa conclusione al 68esimo, sempre di Bruccini. Un cross al centro dell'area, la palla che non sortisce alcun effetto, poi viene recuperata dal numero 11 Siega che la butta al centro alla ricerca dell'attaccante, del proprio compagno, ma esce il portiere Zandrini dell'Aquila. Si rivede l'Aquila al 75esimo con questo... questa azione la commentiamo naturalmente insieme con un batti e ribatti, la palla finisce al centro ma nulla di fatto. Secondo tempo sicuramente con meno emozione, almeno per il momento. Qui l'Aquila ci prova con Pedrelli, con Ivan Pedrelli con il numero 3 al 77esimo, punizione direttamente in porta, secondo me era un cross, alla fine l'ha buttata lì. Arriviamo ai minuti conclusivi, siamo già, ricordiamo, sul risultato di 1-1. Come vedete in queste highlights ci sono anche molte azioni del tutto inutili. Ancora l'Aquila che ci prova con una bella serpentina di perna, poi la palla però è stata una debole conclusione. La Reggiana che si fa rivedere dalle parti del portiere aquilano con questa battuta del numero 17 Brunori. E siamo arrivati al minuto numero 93, questa è l'espulsione di cui si parlava prima, il doppio giallo che viene combinato al numero proprio Brunori, se non sbaglio, dovrebbe essersi proprio il 17 da poco entrato in campo. Finisce la partita con l'inferiorità numerica della formazione della Reggiana, ma insomma un punto che tutto sommato all'Aquila può andare bene anche per quello che abbiamo visto. Siamo davvero arrivati in conclusione, volevo il commento di Cifaldi sul Celano ma non abbiamo praticamente più tempo. Rapidamente, sintetici, chiedi San Nicolò chi parte favorita. Ma io penso che sia una partita nel quale il San Nicolò può fare veramente una grossa prestazione. Il Chieti è un'ottima squadra, però Chieti è una piazza che ha più tensioni rispetto a San Nicolò, quindi San Nicolò può andare tranquillamente a Chieti e fare una grossa partita. La pressione è ben diversa. Oggi a Miteria Giulianova purtroppo non abbiamo più tempo, 0-0, vi proporremo domani le immagini anche con il servizio, domani mattina prima di tutto, domani perché pomeriggio. C'è stato il debutto di Giorgini. Non so se abbiamo le prime immagini che ci fanno vedere un applauso, vero, per Giorgini. Vi faccio vedere solo queste, così poi domani, qui le immagini sono un po' lontane, ecco. Il Francesco Giorgini, no? Proprio abbiamo le prime immagini che abbiamo raccolto, domani vi proporremo il servizio. Ricordo, domani pomeriggio Serie D in gol e Lega Pro in gol, con tutti i gol della Lega Pro e della Serie D dalle 15 alle 20.30, Biancazzurri, dedicata al San Nicolò, e alle 21 Biancorossi. Domani parterre di giornalisti, Massimo Lopacchini, Dino Venturoni, Gustavo Bruno e ovviamente la lavagna di Tonino Valbruni. Ringraziamo i nostri ospiti. Ringraziamo Rinaldo Cifaldi che ci accompagna ogni settimana. Buonasera.
Marco De Antonis, appunto detto stampa del Teramo Calcio. Grazie a voi. Buonasera. Mario D'Alessandro, il nostro opinionista. Buonasera. Ed Ercole Di Filippo, il team manager del San Nicolò. Grazie a voi. Grazie. Buonasera a tutti, grazie a Giancarlo Rapagnà, Pietro Baldassarre, Simone Deusagno, Andrea Doloisio, Paolo Marinucci, tutto lo staff tecnico e giornalistico della nostra emittente. Grazie per averci seguito. Torniamo domenica prossima sempre alle 19.30 su Canale 15 Teleponte. Buona serata. Hangover, 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 hangover.